skateboard più puro, diciamo, che si pratica in strada, diciamo, dove è tutto diverso dallo skatepark. Una delle difficoltà più grandi nello street skating è soprattutto il flat, la gente intorno a te e dov'è lo spot. L'unica cosa, appunto, l'imperfezione degli spot, ci tocca sempre avere un grande affare per portarsi a casa il trick. Dobbiamo trovare la macchina giusta per portarci dietro i legni, le lamiere, da sistemare gli spot. Perché se lo spot è in un ufficio, magari in città, in centro, o in una scuola, e ci vai di durante la settimana, trovi che ti cacciano, trovi il security che ti caccia via, o magari delle volte nei condomini trovi il vecchio che dorme, o se no trovi anche la famiglia col bambino che non ha voglia di casino e allora ti dici di andare via e ti caccia. Solitamente si cerca di avere un dialogo con loro, ma il più delle volte si finisce sempre per perdere e di andare a combattere contro i mulini a vento. Anche quando si cerca di fare piano, comunque, per non attirare l'attenzione delle persone che abitano vicino a quello spot lì, anche con un semplice ollie il rumore è forte e le persone riescono a sentirlo immediatamente, per cui si viene cacciati immediatamente appena ci mette giù la tavola. Tra le vecchiette che rompono chiamano la polizia, multe, bisogna scappare, bisogna andare di qua e di là. Per affrontare questi street spot molte volte bisogna essere muniti di attrezzatura. Bisogna portarsi dietro dei pannelli, lamiere, perché le rincorse sono i buchi, sono i sanpietrini e quindi le rincorse, gli atterrati spesso sono molto inagibili. Trovi, capito, degli handicap negli spot, trovi delle cose che danno fastidio, devi spostare, sono dei buchi, delle crepe subito prima della scalinata, quindi devi andarli la notte, sistemare la crepa, metterci il cemento e poi dopo, il giorno dopo, senza che la polizia lo sappia, tornare allo spot e provare a chiudere il trick. E quindi diventa una roba molto difficile, molto impegnativa, ed è un lavoro abbastanza serio per farlo, perché se vuoi il footage o la foto buona ti devi sbattere, ti devi organizzare. È moltissimo rischio che nel momento che te vedi sposti qualcosa o sradichi qualcosa o usi del cemento, arriva la polizia, i carabinieri e magari ti arrestano anche. Capita che delle volte magari ci voglia l'aiuto di qualche amico per stare davanti al flat di atterraggio, se finisce in strada o se finisce magari, non lo so, in una piazza affollata. Non hai, cioè, la stessa perfezione chiaramente che puoi trovare in uno skatepark. Però la soddisfazione dopo che hai chiuso un trick si triplica. Però tante volte anche quello è il bello, magari lo spot che valorizza il trick, dei bank magari super underground, andate a skateare in spot nascosti. È un po' una rogna, però quando riesci a trovare lo spot giusto sei pompato, ci vai con i tuoi amici, ti trasmetti il flow tra di noi. È veramente bello, quando porti a casa il trick sono soddisfazioni.
volte capita che si fanno parecchi chilometri per raggiungere uno spot bello e conosciuto. Proprio in altre città, in altri posti molto lontani, per andare proprio a skateare uno spot diciamo relativamente famoso. Ho skateato comunque da tra i migliori skater italiani e ognuno va a fare il proprio trick in questo spot, anche se a volte purtroppo quando si arriva nello spot dopo pochi minuti si viene cacciati, oppure dopo un'ora e mezza di tentativi che non hai chiuso questo fottutissimo trick arriva qualcuno e ti cazza. E poi c'è sempre chi ti rompe le palle comunque, perché tu magari arrivi lì con la tua convinzione, con il tuo trick che hai già in testa, sei già quello che vuoi fare, e invece ti trovi magari non poterlo fare perché roba che metti, tempo che metti giù la lamiera, è arrivata la polizia o è arrivato il vecchietto di turno. Però le soddisfazioni comunque che si hanno da queste cose sono molto grandi, anche perché tutte le volte che porto a casa un trick la soddisfazione è proprio, non lo so come neanche descrivere, è la cosa più, non so, che mi dà più soddisfazione in questo momento nella mia vita. Lo skateboarding è davvero una cosa complessissima e diversa, è una cosa che influisce talmente tanto nella vita che non è solo l'ultimo pensiero che tu hai quando vai a dormire, magari guardandoti un video, o il primo che hai quando ti svegli. Influenza tutto, dal modo di vestire per esprimere il tuo stile, il tuo flow, a quello di vedere le cose. Cambia completamente la percezione che tu hai della città, delle strutture architettoniche. C'hai la visione del mondo che è completamente diversa da una persona normale. Comunque quando noi andiamo in giro abbiamo l'occhio per vedere gradinate, muretti, passamani, cose che la gente comune o anche gli skater che incominciano appena a skateare non hanno quella visibilità, quella possibilità di fare una manovra su un posto che magari per loro è solo una gradinata grossa
o è solo un muretto che però c'è l'erba davanti, poi dopo un metro c'è l'atterraggio. Quello che è lo skate non è solo sport, business, è anche una forma d'arte, no? Perché è uno stile di vita. Molte volte ti perdi, così ti sconcentri dalla guida, se sei in macchina o se sei in scooter, per guardare dentro i cancelli delle case, dentro gli alberghi, dentro le scuole, i rail che vedi, se c'è la rincorsa, se c'è questo, se c'è quell'altro, tutti i requisiti buoni per uno spot. Come sto dicendo, questa cosa ti porta a vivere un'altra dimensione, diciamo, che è la dimensione skate. Perché se sei skater hai questo flip nella testa che la gente quando ti vede per la strada, o anche il tuo amico magari che è in macchina con te, dice: ma che cosa stai guardando? Cos'è che guardi? Sei matto? Ah, te dici: ah, guarda la ringhiera, oh, i gradini. La gente molte volte infatti non capisce. Il bello dello skateboarding è che rende le persone, anche le più timide, rende espansive, solari. Anche quando si gira, anche al di fuori dell'Italia, anche all'estero, comunque c'è una cosa che collega tutti gli skater nel mondo. Infatti quando ci si incontra con lo skate è come se avessi praticamente già un nuovo amico, ovunque, in qualsiasi posto sei del mondo, diciamo. Tu stai skateando e vedi un altro skater, subito vai lì a fare amicizia, lo conosci e poi si inizia a skateare insieme, come, diciamo, quasi come se ci conoscessimo da tempo. Comunque anche noi skater comunque siamo tutti una grande famiglia, anche se una persona alla fine la vedi per la prima volta in un'altra città, questo diventate subito migliori amici.
vai sempre in una città, trovi sempre qualcuno che è pronto ad ospitarti, a portarti in giro, a sbattersi per te, anche solo per il fatto proprio, non si sa neanche perché, giusto così, perché è così che si fa. Non c'è una regola scritta che dice che devi fare così, proprio una soddisfazione vedere una persona, un altro skater che è di un'altra realtà comunque, che porta stile, trick diversi, per te è proprio una cosa che ti esalta anche proprio, no? Ti cambia la giornata. E l'unica cosa che ci accomuna alla fine è lo skate, è questa tavola qui che fare queste grandi avventure, cioè avere queste grandi esperienze, grandi emozioni. È la cosa più bella che mi possa essere capitata nella mia vita. Comunque anche filmare poi quando non chiudi i trick invece, che succedono delle cose impreviste e ti rode abbastanza, perché sei lì che stai strippando perché vuoi portare a casa il tuo trick a tutti i costi. Certe volte o sei te che non riesci a chiuderlo perché uno spot è un po' così, te sei un po' scazzato, non sei in forma. Altre volte invece ti cazzano, arriva la polizia, bisogna sempre litigare lì. L'incazzatura è sempre veramente alta quando sei lì da 2 ore a provare un trick e non lo porti a casa. La possibilità di riuscire ad andare in uno spot, provare il trick e magari star lì 2, 3, 4 ore e non chiuderlo è una roba pesa, perché cioè dopo tornare il giorno dopo e cercare di chiudere il trick, e poi quando lo chiudi cioè lì è lì che proprio diventa la magia, lo sbatti, la fatica, le botte, la polizia, i chilometri in macchina, le tavole, il materiale, i soldi per... è quello lì, cioè alla fine è lì che quando hai fatto il trick viene fuori la magia e viene fuori il video figo. We'll be right back.
lo skateboard non è solamente skateboard inteso come uno può dire ah, uno sport, ma secondo me dai, lo skateboarding va molto oltre lo sport, quello che può essere l'allenamento, comunque queste cose che oggigiorno io dico purtroppo, perché non amo vendere lo skateboard né alle Olimpiadi né agli sponsor né a nessuno. Lo skateboard è una cosa personale, è uno stile di vita, è praticamente anche una filosofia, diciamo. Nello skate non importa da dove vieni o chi sei o cosa fai, l'importante è che si skate tutti insieme e si sta bene, e questo è l'importante. We'll be right back.
fuck, man! Man, come yes. Cazzo! Yes! Yeah. Yes, man! Dai, il bello della gente quando incontri me. Scalando una montagna. No, no, no. What's the time?